Ciao ragazze, allora ho visto che avete apprezzato tantissimo il video sul decluttering per quanto riguarda i prodotti occhi, quindi oggi ho pensato di fare la stessa cosa per quanto riguarda i prodotti labbra. Allora, questa qua è la mini scatola Sephora che ho e all'interno, come penso possiate vedere, praticamente tutti quanti i miei melted di Too Faced e qua ho i miei tre prodotti per quanto riguarda NYX e poi qua a lato i miei tre rossetti MAC, quindi questa qua diciamo è la scatola sacra dei prodotti labbra, di sicuro non andrò a toccarli. In questo invece che è una bustina di Stradivarius bellissima di questo rosso, ho all'interno appunto solo prodotti labbra e ne ho di diversi. Allora, ho prima di tutto tutti questi diciamo liquid. Quelli chiama lip liquor sono una sorta di gloss, però molto molto pigmentati, ecco, della Manhattan. E ho preso tutte quante le colorazioni di questa tipologia e appunto io le tengo tutte, sono in tutto 6 e mi piacciono un sacco, quindi le tengo perché a rotazione appunto le uso. Poi, cosa ho di altro? Ho questa qui che è una fialetta di P2 ed è una sorta di gloss abbastanza pigmentato, dura pochissimo sulle labbra, ma comunque è di un bel color viola e appunto mi piace tanto d'inverno, quindi la tengo perché la uso. Poi ho anche gli Stay Matte di Essence che adesso non fanno proprio più, io avevo queste tre colorazioni e appunto li tengo perché sono dei prodotti che mi piacciono tantissimo, li uso ogni tanto e appunto hanno una resa fantastica, dei colori bellissimi, li tengo anche perché poi non li troverei più. Prodotti che invece non uso proprio, allora ho questo rossettino qui ed è questo rossettino appunto della L'Oreal 06 di questo color rosso. È un colore che appunto usavo, adesso non lo uso più quasi come prodotto, nonostante il fatto sia molto valido perché sembra una sorta di burro a cacao, però è un rossetto davvero molto molto idratante che dura anche parecchio sulle labbra. Io appunto non lo uso più da un mucchio di tempo, quindi ecco, lo do diciamo a mia sorella perché sono sicura che questo colore a lei piace tanto, è fissata con i rossi. Quindi altri due prodotti che non so appunto se tenere o dare via sono questi gloss qua di Kiko, sono quelli diciamo effetto rimpolpante e sono comunque dei colori molto belli perché sono appunto un arancio e un fucsia, solo che appunto non mi trovo ecco ad usarli molto. Adesso vedrò magari se li uso nelle prossime settimane, altrimenti li do via. Per quanto riguarda quindi questa pochette rossa, abbiamo finito. La parte interessante arriva qua. Questa qua è una scatoletta di Tiger, appunto, dove all'interno ho tutti quanti altri prodottini labbra. Allora, ci sono tutti i miei rossetti, a parte quelli di MAC, appunto, con la scatola di Sephora, più qualche matita. Quindi adesso andiamo a vederli un attimo più da vicino. Qui ho tutti quanti i miei Aim di Pupa. Io li tengo tutti perché appunto sono dei rossetti fantastici, mi piacciono un sacco e nonostante il fatto che non li uso molto molto spesso perché appunto ho diversi prodotti, comunque sia mi piacciono tantissimo e li tengo. Poi qua ho le Gold Drop, le Silver Drops di Kiko che si sono seccate, cioè nel senso si sono tutte quante struminzite, vedete? Una volta c'era tutto il liquido e adesso sono tipo solo la polvere secca. Non so, io in un certo senso spero ecco di recuperarle in qualche modo. Vedrò appunto, fatemi sapere se per caso si possono allungare con l'acqua o il coso lì per gli occhi. Invece ho questi matitoni qua, che erano dei matitoni di H&M. Sono colori molto belli, soprattutto questo qua fucsia è opaco una volta sulle labbra. Solo che sono prodotti che non utilizzo più da un po' di tempo e sono ancora buoni comunque perché non puzzano, profumano ancora tutti quanti di vaniglia. Quindi questi qua, ecco, li do via, magari mia sorella potrebbero piacere, chi lo sa. Poi laggiù, nelle cose laggiù, abbiamo due rossettini di Elf, sono il Seductive, ho messo sopra i nomi perché scritto sotto minuscolo, quasi non lo vedevo. Che appunto questo rossettino
qui è quasi un color rosso labbra che appunto mi piace un sacco. E poi abbiamo Gypsy, che è quest'altro. Allora, Seductive l'ho usato tantissimo, infatti lo tengo, è un colore che mi piace molto, magari me lo metto, ecco, nelle cose da utilizzare tutti i giorni. E questo qua invece è un colore che non mi ha mai particolarmente colpito su di me, quindi penso appunto di darlo magari via. Poi arriviamo qui alle matite labbra. Questa è una di Madina che ho vinto con un giveaway di una ragazza ed è un colore che sinceramente è molto carino, per carità, però non è un colore che fa molto per me. Quindi questa qui la mando poi nelle cosine da dare a mia sorella e a mia mamma, perché mia madre sicuramente la usa. Mentre queste qui sono quelle che sanno di frutta. Queste qui le tengo tutte e tre perché sono carine e, diciamo, invece dei gloss, ecco, uso magari queste. Qui abbiamo tutti questi altri rossetti che sono Kiko ed Essence in pratica. Allora, iniziamo con l'unico, che non è di nessuno dei due. Questo rossetto qui della L'Oreal ed è questo arancione. L'ho usato una volta, non penso di usarlo mai più in vita mia, quindi questo qua io penso proprio di darlo via, sperando che magari qualcuna possa interessare. Iniziamo con Kiko. Ah, questo qui so già che cos'è e lo tengo ed è il cosicchio tipo lucidalabbra azzurro. Devo ancora usarlo, quindi lo tengo perché voglio provare com'è. Poi qui ho tutti quanti, penso si chiamano gli smart lipstick, mi sembra. Allora, una volta erano formulati, erano, ecco, in questo pack qui. Questi tre ho, appunto, non li fanno più adesso. So che sono i colori che sono stati più venduti di tutti, quindi in un certo senso anche per questo che li avevo acquistati. Sono il numero 11, che è quello rosa che tutti dicono che dovrebbe essere tipo uguale a Please Me. Ed eccolo qui, questo qua l'ho usato. E poi abbiamo i color nude 96-92, mi sembra. Sì, esatto. Che sono appunto queste due colorazioni qua. Li tengo, tengo anche il rosino qua perché appunto anche il rosa l'ho usato tanto e so che se me lo porto dietro lo continuerò ad usare. L'unica cosa del rosa è che appunto è molto secco sulle labbra, quindi trovo difficile utilizzarlo per questo motivo. Per quanto riguarda gli altri colori, qua so già che c'è una colorazione almeno che darò via. Allora, sono 5, come potete vedere. Allora abbiamo il 912. Ah, abbiamo trovato subito, che è questa colorazione qui, diciamo fragola. L'avevo presa perché Riki mi aveva detto che mi sarebbe stata bene, però non mi piace su di me questo colore qua in particolare. Come colore, diciamo, è molto carino, eh. Vi do magari qualche altra possibilità. Poi per quanto riguarda gli altri colori, sono tutti quanti colori che amo. Questo qua è un nude, che io penso sia un nude perché per me è un nude 913, mi piace un sacco e lo tengo, ed è quasi simile, praticamente quasi un dupe del 408 degli IML di Pupa, per questo l'avevo preso. 914 è quello che dovrebbe essere come il Rebel di MAC. Lo tengo in inverno, lo uso. Altro colore 915, questo qua anche l'ho usato parecchio lo scorso inverno ed è questo qua, è un colore particolare, si potrebbe quasi definire un colore da vecchia, ma a me piace un sacco, è questo color, diciamo, prugna scuro un po' spento, quindi come colorazione autunnale mi piace un sacco. Qua invece abbiamo il 904, che è questo color qui. E questa colorazione qua in particolare, questa qua l'avevo presa perché mi sembra ce l'avesse mia sorella, uguale, mi piaceva. Solo che una volta messa sulle mie labbra, diciamo, non mi piace come consistenza che ha perché mi evidenzia tutte quante le pellicine. Quindi questo qui,
insieme al 912, che è dove abbiamo messo questo. Sì, ecco, questi due li do nella scatoletta e vedo se appunto mia sorella qualcuno possono piacere. Poi qui abbiamo tutti quanti i miei rossetti Essence, diciamo che è molto più una collezione che un usarli, anche se comunque sia sono rossetti molto molto carini. Ho quasi tutte le colorazioni, appunto, tranne magari le ultime che sono uscite. Non ve li faccio vedere tutti quanti nel dettaglio, anche se so già quale colorazione voglio appunto dare via. Gli unici due che invece ho fatto subito una litigata sono questi, lo 08 e il 10, che sono gli unici fucsia chiari, diciamo, delle colorazioni appunto di questi rossetti, che sono colori molto belli, per carità. Peccato che su di me non stanno per niente bene. Sono queste due colorazioni qua, l'8 e questa un po' più scura, il 10 è quella un pochino più fredda. E purtroppo sulle mie labbra non vogliono stare, però li tengo semplicemente perché appunto, diciamo, vanno a completare la collezione, anche se non li ho completamente tutti. Quindi alla fine questi qua sono i prodotti labbra che ho deciso di darvi a regalare, perché appunto non li uso più, comunque su di me stanno male come colorazioni, quindi spero che a qualcuna possano piacere ed interessare. Niente, quindi io spero di rivedervi presto ad un altro video. Iscrivetevi se non vi siete iscritte, mettete un pollicino in su se vi è piaciuto questo video. E nulla, quindi casomai se vi può interessare altri video sul decluttering, non penso di farli più perché prodotti da, diciamo, selezionare, ecco, non ne ho altri per quanto riguarda le palette che ho le tengo. Se al massimo volete un video apposito sulle palette, posso farvi il video sulla mia collezione di palette che ho qua a Strasburgo. E quindi niente, io vi lascio e ci vediamo più presto, spero, con un altro video. Ciao ciao!